La prima domanda che ti volevo fare è che rapporto hai con la bellezza? Il rapporto con la bellezza, nel caso mio, è ineluttabile, inevitabile, una condizione originaria. Cioè io ho scelto, rispetto ad altri esseri umani, di vivere di bellezza, di conoscenza e di fare un lavoro che è una condizione di felicità e di godimento, perché mi mette ogni giorno in rapporto con la bellezza su cui io esercito il mio dominio. Il mio magistero, quindi lo scelto come si occupa d'arte, può farlo in maniera sfigata come molti che oggi non trovano occupazione. Sicuramente ha trovato occupazione fin dall'inizio e poi l'ha potenziata fino a trarne anche il beneficio materiale, fino a circondarsi di opere d'arte e fino ad acquistarle, fino a vederle, fino a commentarle, vuol dire che vive di bellezza, nel senso che la bellezza può diventare perfino eccessiva, toujours perdue. L'idea di dover continuamente vivere di bellezza. Ti è un esteta. Un'estetica, sono uno che si occupa di estetica, mi occupo, l'esteta bene o male potrebbe anche essere uno che non si occupa di cose d'arte, ma che vive una condizione estetica rispetto a se stesso. È un esempio che può corrispondere al tipo d'autore di Luigi Antani. Antani è un esteta, che rappresenta una condizione post-annunziana nei termini di chi fa della sua vita un'opera d'arte, addirittura del suo vivere un'opera d'arte, del suo manifestarsi fisicamente un'opera d'arte. Quello è un esteta, io non sono un esteta, sono uno studioso di estetica, sono un contemplatore della bellezza, quindi sono un esteta perché ho il gusto coltivato, ma trovo delle cose, cioè se tu vedi una casa arredata da me e una casa arredata da Macellani, capisci l'esempio di un uomo superiore e di un animale. Un animale così. Arrivata da me, Sì, va bene, diciamo intendo dire che tutto. quindi Basta che questo non sia deve essere costruita da l'esteta, Fuchs. perché non mi limito a contemplare la bellezza, ma anche a circondarmela. E questa è la condizione estetica. Se uno andava a trovare, per non dire la casa di Mondo Macellani, ma la casa di Giulio Carlo Arcana, che io conoscevo e frequentavo, pur essendo uno studioso molto lontano dal mio orientamento, vedeva una casa monacale con 4-5 panni astratti alle pareti, un lettino. No? Un signore che si è occupato di una vita di bellezza, ma aveva una casa con qualche quadro di qualche pittore amico, praticamente astratti, e senza nessuna dimensione estetica, fosse di un'estetica povera. Ecco, quello era il modello di uno studioso puro che non si avvantaggiava di cose belle, quindi non aveva neanche l'ipotesi di essere un esteta. Io non sono un esteta, ma ho una tale potenza e una tale esuberanza, che sono anche un esteta, perché tra le tante componenti della mia esistenza c'è di acquistare cose, di circondarmi, quindi l'essere esteta è una porzione, diciamo, del 20% della mia vita, è una condizione interna alla mia condizione generale di ammiratore, contemplatore, conoscitore, frequentatore della bellezza. Quindi, mentre alcuni possono essere esteti senza avere la conoscenza della bellezza, ma semplicemente scegliendone una piccola parte per esserne in qualche modo investiti, come si vestono, come portano le scarpe, come. Ma è una condizione perfino inferiore quella dell'esteta. L'esteta può anche essere ignorantissimo, ma curarsi di se stesso in modo. Ci sono esteti, in qualche modo è un esteta, per esempio, a Basino, ma è più oggettivato della sua opera di quanto non sia della sua vita. Quando Albasino comprava le macchine decapotabili, usava le vecchie, quelle, vabbè, le vecchie Spider, c'era la volontà di avere una dimensione estetica, che è anche questa però è una piccola parte della sua vita. Esteti ancora, oggi forse è un taglio quello che lo indica in modo più difficile. Io non posso essere un esteta, ma sono anche un esteta. Secondo te l'arte è la conseguenza di un'urgenza? Se uno non ha urgenza, Non può l'arte. ci sono certi che si spacciano per artisti Vabbè, senza l'urgenza. credo sì, quindi sono dei fabbricatori che fanno dei tentativi, non avendo un lavoro,
pensano di fare il lavoro dell'artista e quindi lo umiliano, insomma, è una necessità interiore, ma il mestiere. Il mestiere è un mestiere. Sì. E l'ultima cosa, volevo ricordare un mio amico che non c'è più, che secondo te conoscevi, che è Mario Sgaranda. Vuoi sapere che cosa pensi della sua opera? Allora, ho frequentato Mario Sgalambro, non sono stato suo amico, ma l'ho frequentato e ne ho conosciuto il rapporto di intimità con Battiato, anche le cose che hanno fatto insieme. Ritengo che Sgalambro fosse l'aspetto più positivo di Battiato, nel senso che invece Battiato ha un elemento estetizzante che è il tipo di narrazione e anche di atteggiamento che assume rispetto alla sua vita, c'è un elemento un po' voluto. L'altro era un filosofo antico con un pensiero puro che Battiato l'ha teatralizzato, sia mettendo in musica sia rappresentandolo nella vita. Quindi c'era un'essenzialità antica, da greco antico, da filosofo antico, che rendeva fascinosa l'opera di Sgalambro, che la sua persona e il suo pensiero, c'era una purezza che Battiato ha in qualche modo contaminato. E quindi non l'ho frequentato tanto, ho frequentato molto di più Bufalino, che è diventato un mio amico in quegli anni, da 81 quando venisse il mio Piero, però poi ho incontrato il diverso periodo di Sgalambro e ho apprezzato questa pulizia di pensiero, questo pensiero puro, che poi è stato assorbito da Battiato e hanno avuto un tratto di vita comune, perché Battiato aveva bisogno di succhiare un po' della vitalità di Sgalambro. Cioè, in Battiato c'era un elemento, come dire, saprofitico, l'idea di poter trarre beneficio dalla densità, dal succo che esprimeva Sgalambro. Quindi in qualche modo ne ha tratto, in questo Sgalambro ha espresso una pulizia di idee e di pensiero che Battiato ha in qualche modo ho fatto diventare sue, sarei in qualche misura appropriato. Quindi questa è la fase in cui siamo visti insieme, ma anche quando ho visto Sgalambro in anni lontani, senza rapporti con Battiato, mi ho sempre apprezzato la purezza del pensiero. E frequentavo un ragazzino che era più sgalambrico di Battiato, che si chiama Ottavio Capellani, che è un giovane scrittore e filosofo anni, che aveva già il culto di Sgalambro, essendo molto giovane, prima che intervenisse Battiato. Quindi in un modo o nell'altro ho avuto rapporti con Sgalambro e considero l'integrità del pensiero sicuramente. Ed è anche significativo, anche umanamente, secondo me. Cioè, è una persona che secondo me amava l'umanità. Direi che possiamo chiudere qua, ringraziamo Sgarbi.